visto altri 180 minuti con un solo obiettivo. Bisogna segnare un gol in più da Venezia. Questo è il quadro della situazione. Come vi comporterete? Tu non ami parlare di gestione, non sappiamo bene. No, innanzitutto è un altro ulteriore step e quindi vado a prendere il percorso che è stato fatto fin qui e quindi bisogna fare i complimenti alla squadra per come è arrivata. Sono assolutamente soddisfatto per come è andata col Catanzaro. Adesso ci giochiamo la cosa più bella e quindi bisogna avere l'atteggiamento giusto, con l'entusiasmo giusto, con la concentrazione giusta, sapendo che affrontiamo una signora squadra che, come ho detto l'altra sera, ha un motore nella categoria veramente importante, è allenata benissimo, ha un'identità ben precisa e come noi arriva in un modo esaltante e quindi saranno partite bellissime. Domani sera sarà il primo tempo e poi domenica ci sarà il secondo tempo. Giorgio Barbieri. Mister, di solito si dice che squadra che vince e convince soprattutto non si cambia, però l'avversario è diverso, quindi probabilmente anche le caratteristiche dell'avversario porteranno magari a qualche modifica, oppure vale la regola, il detto? Non lo so, voglio pensarci e più che altro vorrei tenere in campo o perlomeno iniziare la partita con la gente più fresca. Visto che abbiamo anche avuto tanti giorni per recuperare, questo problema magari si potrà verificare tra giovedì sera e domenica sera, dove magari la gestione delle forze sarà sicuramente determinante. Detto questo, mi auguro e spero di mettere dentro la squadra più fresca possibile, tenendo conto poi dei cambi, perché la squadra sta benissimo e quindi, ho detto poco fa, c'è la possibilità da parte mia di poter attingere anche a partita in corso. Affezione. Allora mister, la finale all'insegna dell'equilibrio sulla carta, perché arrivano in finale la terza contro la quarta, due squadre che si sono già trovate due volte, una volta avete vinto voi 1-0 qua, una volta hanno vinto loro 2-1 là, ma ribaltando la partita perché c'era una situazione di vantaggio della Premier. Quindi c'è una linea sottilissima di equilibrio. Le chiedo se il fatto che però Venezia avrà due risultati su tre cambierà qualcosa nell'approccio, nell'impostazione delle partite o se ve la giocherete per vincere senza fare troppi calcoli. No, ma noi non abbiamo mai fatto i calcoli, noi siamo sempre andati dalla prima partita all'ultima, siamo sempre andati in campo per vincere, anche la partita col Catanzaro testimonia questo, abbiamo sicuramente un modo di affrontare le partite, non sappiamo fare altro o perlomeno quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto molto bene, quindi su quella linea lì è chiaro che ci sono 180 minuti, se vogliamo anche 200, e quindi bisogna essere equilibrati con il giusto atteggiamento, cercando, come ha detto il tuo collega, di poter fare un gol in più del Venezia. Domani Bozzini sarà sold out, la notizia stamattina, quindi tutto esaurito. Abbiamo visto quanto è importante il sostegno del pubblico in queste partite e quindi qual è il messaggio che mandano domani i tifosi e da sportivo, da allenatore, da sportivo, uomo di sport, come ha visto Zini in questa stagione, in questa prima sua stagione? Allora, per la partita di domani sera carichi tutti, in ogni settore. Ho sempre sottolineato l'apporto della curva, quindi chiedo chiaramente, ma non ce n'è bisogno, lo stesso entusiasmo, lo stesso incitamento dagli altri settori, perché credo che il fattore campo possa assolutamente dare un vantaggio a quello che possiamo fare in tutte le situazioni che si potranno verificare, quindi dal primo all'ultimo insieme alla squadra, la squadra darà entusiasmo alla gente e viceversa, deve essere così. Per quanto riguarda il percorso dell'anno, devo dire che non posso assolutamente. Le premesse erano queste, perché poi quando venivo a vedere la Cremonese è sempre stato, o da avversario, è sempre stato un campo caldo, quindi la domenica si è sempre respirato un bel ambiente.
Riprendiamo da Ghigi. Sì, la Cremonese arriva alla finale dopo aver segnato 6 gol con 6 giocatori diversi. È tornata la Cremonese che volevi, la Cremonese dei primi tempi, la Cremonese che può contare sul collettivo. Ma la Cremonese è sempre stata la stessa. Io ripeto, forse a qualcuno, adesso non ricordo a chi, più o meno mi ha fatto la stessa domanda, ho risposto che finalmente stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato, perché i numeri non smentiscono, i numeri certificano quello che la squadra a livello di atteggiamento, a livello di fase offensiva ha fatto. Quindi siamo stati nel campionato la squadra che ha concluso di più, ha tirato di più, è stata la più pericolosa, che però purtroppo non è riuscita a concretizzare quello che poi aveva fatto sul campo. In queste ultime partite probabilmente c'è qualcosa di diverso. Cosa c'è? I gol che fanno la differenza, che fanno la differenza e addirittura cambiano magari una fotografia al giudizio di una prestazione. E quindi ok, benissimo, continuiamo così. Portiamo a casa quello che meritiamo. Sì, è vero che ci sono due temi praticamente da sfruttare, però la partita di domani sera pesa per l'80%, o potrebbe pesare per l'80%. Lo scopriremo, lo scopriremo purtroppo vivendo queste due situazioni qua. Vediamo come andrà, cercheremo chiaramente di poter portare a casa il più possibile domani sera e poi vediamo che succederà per la prossima partita, anche perché poi io credo che entrambe le squadre hanno nelle corde, nella capacità tecnica individuale di poter ribaltare o di poter in poco tempo nelle situazioni di partita poter far male. E quindi il Venezia con certe caratteristiche, noi con altre, sicuramente abbiamo la possibilità di fare tutto. Mister, c'è un uomo, un giocatore che in questo finale di stagione, ma in particolare in questi playoff, ha fatto vedere, mi riferisco a Vázquez, ha fatto vedere grandi cose, ha fatto vedere di essere di una categoria superiore con le sue giocate, nell'impostazione, anche nella finalizzazione, perché ha trovato anche il gol, un gol importante. Ha sul gobone il peso di questo cartellino, di questa diffida. Le chiedo, un giocatore così, come aveva intenzione di gestirlo nella doppia partita finale? Ah, questo non lo so, di sicuro incomincia, poi vediamo strada facendo. Sono contento per Franco, perché io mi sono sempre esposto per lui, voi opinavate magari la collocazione, quindi dove poteva incidere meglio di qui o di là, e a me sembra che lui abbia fatto benissimo sia da mezzala che da tre quarti, anche perché poi da tre quarti sotto punta a punta. La differenza che cosa è stata nel momento in cui hanno cominciato a fare gol, e quindi non era una posizione in campo, ma era proprio l'incisività nel momento in cui gli si creava un'occasione. Ha fatto vedere, sta facendo vedere, che quando il gioco si fa duro, la qualità esce fuori. Gazzaniga. E da buon aiuto, cioè da Vázquez a buon aiuto, un altro giocatore che domenica ha giocato al di là del gol, ha fatto una bella prestazione in una posizione importante del campo, quindi l'abbiamo ritrovato, sta bene. Stanno tutti bene, meriterebbero di giocare, e io potrei veramente pescare ad occhi chiusi in questo mazzo di carte che ho a disposizione. Poco fa ho detto la partita è da gestire, o perlomeno non soltanto quella di domani sera, ma anche quella poi di domenica, perché poi dopo 48 ore giochiamo a Venezia, giochiamo contro una squadra molto fisica che probabilmente, forse, non lo so, ma lo dico così, potrebbe anche essere più pronta fisicamente a gestire queste due partite. Io ho la possibilità nella rosa di poter eventualmente cambiare, visto la condizione psicofisica che i miei calciatori hanno, e quindi sarà da gestire domani sera e sarà da gestire poi domenica sera, sempre se ci sarà la necessità di poterlo fare, perché poi non è detto. Se le cose vanno per bene, vanno in un certo modo, poi non è che si cambia tanto per cambiare. Gigi? Sì, un po' impreparato. No,
In questo momento, mister, ti aspettavi di trovare una squadra così? Perché è vero, i quattro gol che tu dici possono cambiare, ma questi quattro gol sono arrivati di fronte a una prestazione in cui la Cremonese non ha sbagliato nemmeno un appoggio, prima andava in difficoltà anche sulle seconde palle, la pressione, eccetera, eccetera. Cioè è stata una squadra che non ha sbagliato assolutamente nulla, dalla propria area fino all'area avversaria, e questo per 90 minuti interi, 96. Mi piace questa considerazione, perché io l'ho fatta alla squadra. Noi molte volte, o è successo qualche volta, che non perdavamo la palla ma la regalavamo agli avversari, che puntualmente partivano e creavano un'occasione. È successo a Catanzaro in campionato, a memoria. A Catanzaro invece nei playoff non è successo, e non è successo neanche l'altra sera, sabato sera. Questo è un indice, è una situazione sicuramente importante. A livello difensivo abbiamo fatto una partita straordinaria, che poi del resto è stata la continuità alla partita di Catanzaro. A livello di palleggio, cosa che avevo richiesto negli ultimi 20 minuti a Catanzaro, dove abbiamo sofferto, c'è stata questa continuità, poi agevolata anche dalla superiorità numerica dell'ultima mezz'ora della seconda partita. Però devo dire che il palleggio è fondamentale per noi, perché nel momento in cui hai la palla incomincia la fase difensiva, e regalarla quando magari sei esposto, quando puoi eventualmente farti male, non puoi concederla gratuitamente agli avversari. Il Venezia rispetto a Catanzaro è una squadra più verticale, sostanzialmente lavora più sul dritto, diciamo così. Questo è ovviamente deve dare risalto alle caratteristiche del centrocampo, che deve essere in grado di combattere. Tra l'altro, tornando al discorso di Maffezzoni, il Venezia ha 8 difidati sono tanti, quindi qualche cartellino, qualche saltatore, si calcola anche quello quando si prepara la partita oppure no? Bisogna chiederlo a Vanoli. Io sinceramente non posso essere condizionato da questo. C'è una partita da disputare. Il Venezia è una squadra verticale, è una squadra anche che sa palleggiare. Io credo che sia assolutamente completa. A volte spaventa questo motore, che ha delle folate veramente incontenibili, e quindi regalare, tornando sul discorso suo, regalare un palleggio, regalare un passaggio sbagliato direttamente a un avversario può essere veramente sanguinoso contro una squadra così. Dobbiamo essere quelli di Catanzaro o quelli di sabato scorso, quindi avere la capacità di non regalare nel momento in cui abbiamo la palla, e poi chiaramente fare quello che sappiamo fare. Mister, in Venezia non voglio fare torto a nessuno, perché ha tanti giocatori di qualità, se non tutti, però c'è un giocatore come poi Ampalo che è trascinante da 2 stagioni con i suoi gol. Ecco, come si affronta, come si argina un bomber del genere? Con la giusta attenzione, con la giusta determinazione. Noi lavoriamo molto bene. Quando siamo concentrati, quando siamo attenti a fare le cose, sicuramente è un riferimento, perché ha una qualità non soltanto tecnica e fisica, ma anche morale, perché non molla mai, quindi è sicuramente un giocatore da tenere in considerazione. Chiudiamo con Gazzaniga. Inizia a Giampaolo, ma Cremonese a coda, che ha giocato tra l'altro 90 minuti e ha giocato bene. Come sta e qual è, cioè, partire dal titolare non me lo dirà sicuramente, però quanto sarà importante la sua presenza nell'arco di queste 2 partite, in questo finale di stagione? Sì, ma mi fa piacere questo, perché comunque bisogna ragionare in questo senso. Questo ultimo periodo, devo dire che la gestione è stata eccellente, sotto l'aspetto di poter recuperare gente che era un pochino in difficoltà psicofisica, chiamiamola così, e aver dato anche la possibilità di far crescere gli altri ci dà la possibilità di poter gestire questi uomini nell'arco dei 180 minuti. Bisogna fare la conta per quello che è stata la partita di Catanzaro per arrivare a domani sera. Bisognerà fare un'altra
considerazione da giovedì sera a domenica sera. Quindi la gestione delle forze, la capacità anche nella partita stessa di gestire le forze, e quindi siccome la squadra in maniera molto omogenea sta bene, e quindi secondo me c'è questa possibilità di gestire le forze durante la partita o nelle partite stesse.